Ciao ragazzi, Ciao ragazzi! auguri a noi, auguri per i nostri 1000 iscritti. Grazie mille, questo è solo grazie a voi che ci guardate, ci mettete like, condividete e mi raccomando continuate sempre così. Grazie mille per questo primo traguardo che è un piccolo ma grande traguardo per noi. Ve l'ho già detto, siete speciali, grazie mille. E quindi questo è un video per ringraziarvi e per offrirvi virtualmente tutte le cose buone che mangeremo ecco. Oggi. C'è Michele anche che vuole tirare il vassoio, eccolo. Vi saluta. Lui ha già cenato, però se vuole assaggiare qualcosa la facciamo assaggiare. E quindi pizza ragazzi, questo mukbang pizza. Pizza, solo un po' di crocchette ma poche. Vabbè, quello è influente. Ma è il mukbang, lo speciale è basato sulla pizza. Quindi questo è il nostro primo mukbang di pizza. Vogliamo cominciare? Aspetta, vogliamo prima aprire questo? Vediamo prima le cose che... Sì, si è appassionato Michele. Sì. Vediamo prima le cose piccoline. Il fritto non può mai mancare perché è vero amore. No, mai. Sei dipendente. Quindi... gli anelli di cipolla fritti, ragazzi, qui c'è un odore che mamma mia ragazzi fa impazzire, non vedo l'ora di incominciare. E poi ma dopo quando sono grandi 4 crocchettoni enormi. È stato lungo. Sì. Enormi ragazzi, enormi, sono enormi. Eccolo lui, già comincia, eccolo, è grandissimo ragazzi, grandissimo. Allora iniziamo, io direi sì, iniziamo a mangiare queste cose fritte, dai. Va bene. Sì. Andiamo? La pizza la apriamo dopo. Sì, con calma ragazzi, c'è perché, già da fare. Infatti, quindi bisogna andare cauti, altrimenti ci riempiamo e non mangiamo più. Io allora, comincerei. Sì, vai amore. Assaggiare? No, vabbè, mangia, mangia. Ecco l'anellone di cipolla. Abbiamo cambiato pizzeria comunque, non so se ve ne siete accorti. Aspetta. No, vabbè. Sì, ecco. Purtroppo avevamo fatto l'ordine, ma non c'erano. C'è stato cancellato, no. Ma c'è stato cancellato una mezz'oretta prima della consegna. No, vabbè, non so come fare. Questo video sarà da ridere, giusto? Ragazzi, queste crocchette sono sempre ottime, anche se non sono. Purtroppo. Assaggio anche Michele. Che odore hanno questi anelli. Allora, per chi è della zona, magari lo volesse sapere, la pizzeria si chiama Sei Fritto, che è un'ottima pizzeria, non ha nulla da invidiare a quella che abbiamo scelto no. Per la challenge. Noi abbiamo ordinato tantissime volte da Sei Fritto e non ci ha mai deluso. Soprattutto, purtroppo, non lo fa più, ma questa pizzeria, ragazzi, faceva un panzerotto fritto, non voglio esagerare, ma era quasi largo come il vassoio. Cioè, amore, sta questo coso avanti. È largo quasi quanto il vassoio. Ragazzi, era la fine del mondo, super farcito, pieno di mozzarella, ben fritto. L'hanno tolto. Che peccato. E tu, quale due? No, una sola. Non si sa ancora il perché non li facciano più. Io voglio andare a domandare. Abbiamo preso 4 pizze. Poi vedrete. Abbiamo proprio esagerato. E poi comunque arriverà la seconda parte di questo video
con la pizza fatta in casa da me. Ah. Non scappa, non vi preoccupate, non me ne sono dimenticata. Solo che facciamo in due round perché altrimenti qua diventiamo obesi. Sì, basta. Meglio di no. Pezzettino, mami. Ci vuole un po' di acqua? Dai, sì, vi facciamo stare un po' sulle spine. Così lo guardate il video. Allora, per la challenge abbiamo scelto io la quattro formaggi e mio marito invece ha scelto la capricciosa con il prosciutto cotto. Ciao. Con il prosciutto cotto e i funghi. Stavolta abbiamo cambiato, siamo andati più sul classico, proprio per incontrare i vostri gusti, perché ve l'ho detto, è come mangiare virtualmente insieme a voi, dato che il traguardo è nostro. Allora, ne abbiamo per tutti i gusti. Iniziamo ad aprire la prima, eccola, mamma wow, è già mia, questa. Ragazzi. No, guardate, credo non ci siano parole. Mamma mia, questa è diviso due. Questa è la Ti Piaccio, così era chiamata sul menù. Che dire ragazzi, prosciutto crudo, mozzarella, bocconcini di panna, top. Questa è una pizza che noi non mangiamo da anni, da anni e da anni. No, però... io non l'ho mai mangiata veramente. Ah, tu... Non l'ho mai mangiata, vabbè. Non ho mai... Io quella la mangiavo su un capriccioso e margherita. Vabbè sì, anch'io, io l'avrò presa due volte nella mia vita, però mi è rimasto così un bel ricordo che ho detto adesso voglio riprovarla, quindi speriamo che le facciamo vedere questo. Prima tutte. Va bene, ti do. Sì, dai. Allora, questa la teniamo qua in... Ah, questa è la margherita. Per vedere, allora sì, abbiamo preso una margherita a testa, perché è il classico, quindi eccola qua, bella margherita. Questa è l'altra margherita, non lo so, non c'è più spazio. E questa? Eccola qua, questa è l'ultima, che è la diavola. Quindi se vi piace il piccante, la diavola. Allora, amore, cambiamo un po' di... Mettiamo quest'altra qui, anche se non si vede. Purtroppo non ci hanno tagliato le pezze. Di solito lo facevano, oggi forse andavano di fretta. Quindi vai. Non è quello l'importante comunque. L'importante è che sono buone. Infatti, cioè, poi... Semplice. Eccola qua, andiamo, ragazzi. Ecco. Questa è quella la margherita. Amore, cincin. Cincin. Ah, tu hai fatto le tagliate. Ah, penso che lo facevi anche tu. No. È buona, buonissima. Mamma mia, ragazzi. È come me la ricordavo. Pizza. Eccolo. No, vabbè. Mi tira i capelli, no vabbè. Tieni. Prendi la molle. Sì, adesso. No, no, non la molle. Vuole. Tieni, mamma, tieni. No, vabbè. Cioè, lo vedete nel video? Sta giocando con la molletta. Ha preferito la molletta alla pizza. Che tradimento. Avete visto quanto è bello seduto alla sedia? Adesso stiamo... Mamma mia. Stiamo per abbandonare il seggiolone perché adesso ci dobbiamo abituare alla sediolina. Piano piano. Poi devi imparare ad andare al gabinetto. È un problema. Stiamo mangiando. Vabbè, piccolo. Ah, ma fai bisogni come i grandi. Eccolo, eccolo, mamma mia.
Si è fissato? Sì. Sì, adesso la scusa, hai capito, della molletta, ecco, deve cominciare anche a togliere la tovaglia, perché vi potrete accorgere che ho adattato la tovaglia per lui, quindi due terzi del tavolo alla tovaglia e un terzo del tavolo non alla tovaglia, dove sta lui, perché altrimenti la tira, potrebbe buttare per terra, che ne so, bicchieri, cose, e farsi male. Però io ho già finito, ho visto. Allora, noi il cornicione lo lasciamo, ma no, vabbè. Noi il cornicione lo lasciamo, il cornicione della pizza, non perché non sia buono, ma perché noi facciamo così. Ma è buono, la pizza è molto buona. Che c'è, mamma? Vediamo se vuole, se ha cambiato idea. Se vuole un pezzettino di pizza. No, per mangiare, non per giocare. No, vabbè. Allora che faccio? Allora, per adesso questa la spostiamo. Cosa mangiamo? Io direi di mangiare prima la diavola. L'ultima la borra la buona. Eh sì, perché così ti bucconcini di panna. Così poi ci addolcisce un po' la bocca, se è troppo piccante. Allora, facciamo rivedere la diavola. Sì, più a me. Di più a me. Ovvio. E amore, tu ingrassi senza problemi. A te non deve importare niente. Tu devi mangiare il pesce. Fai vedere il tuo pezzettone, amore. Ragazzi. Tutto è grande, no? Eccolo, vai. Chiudiamo al portafoglio. Ecco qua. Com'è? Buono. Un po' piccante il salame, però. Ah, e poi avete visto che Michele ha un nuovo taglio di capelli? Indovinate chi è il parrucchiere di Michele? La mamma. Sì, perché noi siamo sempre in zona rossa. Siamo. I barbieri sono chiusi. E Michele ha una crescita di capelli pazzesca. Andavano sfoltiti per forza. E poi, insomma, non... È ancora un po' troppo piccolino. È vero? Anche perché è molto geloso dei suoi capelli. Mamma mia. Dei suoi ricciolotti è gelosissimo. Quindi, onde evitare botte al barbiere. Non li puoi toccare i capelli? No. Quindi almeno io sono la mamma e quindi vabbè, che fa? Niente botte al barbiere. Piccantissimo, amore. Mamma mia. Però è quel piccante piacevole. Dai. Che faccia che fa. Che? Come fa? Sta proprio sazio, se non vuole nemmeno un pezzettino di pizza. Oggi ha mangiato però, Abbiamo mangiato il salame. Mamma mia. Amore, toglilo. No, no. Vabbè che è rimasto. Sono rimasto. Non ce la faccio più a mangiare il salame. Fanno tre. Ora però dobbiamo arrivare ai 2000. Scusa. Io mi accontento se arriviamo a 5000 e basta. Vabbè, di là, ecco, mo ti ascoltano, ti prendono in parola le persone che vedono il video, allora 5000 poi non ti scrivi più niente. Ah, diciamo? No. No, ragazzi, no.
Vabbè, noi siamo contenti anche così come stiamo, cioè, perché ci fa comunque piacere. Poi, amore, se pensiamo alla realtà e non solo al virtuale, amore, sono mille persone. Sono tante. Cioè, per noi che siamo, cioè, dei ragazzi normalissimi, che per noi mille persone che ci seguono, che ci guardano, che aspettano i nostri video, sono tantissime, quindi apprezziamo già proprio lo salame. Lo so, è piccantissimo. Ragazzi, è stata buona, ma era una bomba. Che c'è quella? Sta iniziando a bere con il bicchiere. Quindi perciò sto ridendo, perché sono felice. All'inizio la sputava l'acqua. C'è bevuta dal bicchiere, dico. Vai, 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 vai. Amore, i capelli. Io non ce la faccio più. No, facciamo ancora tanto quanto è rimasto. Eccolo qua. No, vabbè. L'ultima. Amore, è l'ultima. Eccola. Facciamola rivedere proprio perché... No, vabbè, questo video è una comica proprio. Guarda, vuole la pizza. Stiamo facendo la pappa. Abbiamo quasi una finito. Una pappa molto sostanziosa. Amore, è questo pezzo bello grande per te. Ecco. Allora, è buono? Allora ho scelto bene. Dove sta l'altra pezzo? L'altro pezzo. Cosa? Ah, c'ho io. Ma stavo addentando, cioè. Ma perché mi disturbi? Io sto in mezzo. No, la prossima volta ti mette Michele in mezzo. Così disturba te. Buona. Ma molto so buona. Bene. Anche il mio marrone. No, io questo non me lo mangio. Che stai facendo? Ho paura che ci sia qualche rumore molesto. Mi sembra di sì, eccolo. No, vabbè, ragazzi. Michele è ispirato sui nostri video. Ogni volta che facciamo i video, lui... si ispira a fare determinate cose. Rifarcela, ma non ce la faccio più. Ragazzi, stop. Basta. Speriamo che vi abbiamo soddisfatti con questo video. Ce ne saranno altri di pizza, non vi preoccupate, mica facciamo mo', non ne facciamo più. Se... No, ma già l'ho detto che arriverà la seconda parte con la pizza fatta da me. Appunto. Quindi nel frattempo fatemi sapere nei commenti se volete anche una video ricetta insieme al mukbang. Oppure nel caso se non ve ne frega niente. Riportaci. Allora, noi abbiamo lasciato di 4 pizze, questo. Io metà della mia margherita e quindi metà di questa con il prosciutto crudo e la panna, insomma, i bocconcini, quello che è.
Siamo distrutti, provati, come al solito, dopo ogni mukbang bello sostanzioso. Mamma mia. Non c'è niente di light qua. Niente. Allora ragazzi, ancora grazie. Vi ringraziamo di nuovo ragazzi. Grazie. Chiaramente questo era lo speciale dei 1000 iscritti, poi man mano che speriamo, si spera, raggiungeremo altri traguardi, vi porteremo qualcosa di diverso. Chiaramente più il traguardo è alto e più ci saranno cose particolari. Adesso è il primo, quindi... E comunque abbiamo mangiato cucchia. Mamma mia. Abbiamo festeggiato abbastanza. Basta, adesso basta. No, non dobbiamo dieta. Mangiare più. Basta. Oh. Altrimenti veramente interviene il dottor Nosara. ci vediamo col prossimo video, che non sappiamo ancora quale video sarà. Però mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi, lasciate like, condividete il video. E che dire, amore, per i nuovi iscritti? Venite, ci fate compagnia, tra un po' partono le live e venite in live anche. Sì, io dico un invito a iscriversi al canale. Venite! No, vabbè, se vi piacciono solo le cose impostate, noi non siamo così. Quindi se vi piacciono le cose genuine, le persone alla mano, normali, come siamo noi, semplici, una famiglia, noi siamo semplici. Sì, una famiglia semplice, iscrivetevi al canale, che comunque vi farà molto divertire, perché noi siamo le comiche. Tra una e due, io sto in mezzo. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao. Mi raccomando, iscrivetevi, siamo tutto. Ciao. Allora arrivo. Dillo anche tu, mami. Iscrivetevi al canale. Tat. Ha detto.